Ai 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 ai. Sorpresa! Per mille meduse, che cosa succede? Beh, si può sapere che fate nella mia camera da letto? Ci siamo accorti che aveva un materasso molto vecchio e scomodo, signore, così. Così io ho proposto di regalargliene uno nuovo. Ma non avevi avuto tu l'idea? E ditemi, che fine ha fatto il materasso vecchio? Non si preoccupi, Mr. Crab, me ne sono occupato personalmente. L'ho fatto portare in discarica. Ah, idiota! Lo sai che tutti i miei soldi erano nel materasso? Cosa? E lei non sa che esistono le banche? No! Non posso crederci, voglio il mio materasso! Le abbiamo anche portato un biglietto! Con i soldi? No. Non ci sono dubbi, è il materasso del capo! Prendiamolo! Ok, ecco il piano. Voi due entrate senza far rumore e sfilate il materasso da sotto la guardia, senza però svegliare la guardia. Perché no? Perché non sarebbe educato, Patrick. E poi i vermi delle discariche sono cattivissimi. È capace di mangiarvi vivi. Ehi, aspetta un attimo, e tu che cosa fai? A me spetta il compito più difficile. Resto qui a fare il palo e assicurarmi che sia tutto a posto. Caspita, grazie. Non c'è di che. Su, datevi una mossa. Visto che meraviglia, da quassù si gode una splendida vista. Wow! Ma che aspettate, imbecilli? Mi sembra di scorgere le nostre case, Patrick! Dove sono? Non le vedo! Che botta! Lo rifacciamo! Si può sapere cosa fate? Tu piuttosto, perché sei entrato? Dovevi restare fuori a fare il palo! Sì, e poi hai anche svegliato la guardia! Non l'ho svegliata io! Siete stati voi a disturbare il verme! Io... Dottore? Sì, dottore? Riguardo al suo paziente, sono giunto a una conclusione. Me la illustri? Dobbiamo rimuoverlo da dove si trova per consentirmi di acquistare una barretta di cioccolato. Ma certo, infermiera! Arrivo subito! Mi scusi, dottore. Amministratore, che posso fare per lei? Mi è stato riferito che un suo paziente, il signor Crab, si trova parcheggiato davanti all'entrata. Sì, sì, infatti. Ma cosa le è saltato in mente? Qui abbiamo un ospedale da mandare avanti. Non possiamo lasciare i pazienti sul marciapiede. Non si preoccupi, infermiera. Sì, subito. Che state aspettando? Volete uscire? Ci vergogniamo. Coraggio, fatelo per Mr. Crab. Ok. Ci spieghi un'altra volta il piano? Sì, ma prima mettetevi questo profumo. Salsa per bistecche. Ok, siete mascherati da bistecche di prima scelta. Ora entrate là dentro e urlate dolcetto scherzetto. La guardia capirà di non avere caramelle per la festa di Halloween e uscirà per andare a comprarle. E a quel punto prendiamo il materasso. Ehi, passami quel profumo. E adesso presto, entrate. Buon Halloween, Squiddy! Stavolta non rischio di farmi male. Sembra Mr. Crab. Guardalo, non mi sembra molto contento. Fuga, Mr. Crab! Si dimentichi di essere in coma e fuga! Sono i miei soldi! Oh, soldini miei, vi prometto che non vi lascerò mai più soli, mai più! Salve, Mr. Crab. No, siamo noi. Dolcetto scherzetto. Oh, ciao, SpongeBob, non ti avevo riconosciuto. Perché vi siete mascherati da bistecche? Non siamo semplici bistecche, ma di prima scelta, vero, Squiddy? Oh, no, ci rinuncio.